Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova run, sono Nox e questa run si chiama No Death Run. Cosa consiste questa run? Come potete intuire dal titolo, si tratta del non morire all'interno di Dark Souls 1. Ora andiamo a creare velocemente il nostro personaggio, dopodiché possiamo iniziare la nostra partita. Inizio il video con delle scuse perché ragazzi ho impostato il DSFX su 60 fps, infatti in questo momento è a 60 fps, ma molto spesso succede che i frames calino a 30, si stabilizzino per un certo periodo di tempo a 30 e poi tornino a 60. Questo succede soprattutto quando apro il menu oppure mi siedo al falò oppure attraverso aree un pochino più popolate, un pochino più laboriose per il gioco e quindi scendono a 30. Mi scuso sia perché per voi che non potete godere appieno dei 60 fps, sia perché per me che mi dispiace un po' portare una serie che non abbia dei frames fissi ora che ne ho la possibilità, ma questo è Dark Souls 1 e quindi ci sono questi problemi. Ora, le regole per questa challenge sono molto semplici. La primissima regola è quella del non morire, che ha un'eccezione però. Ovviamente, come sapete, per chi ha affrontato e finito il mondo di Dark Souls 1, si deve morire per forza a un certo punto del titolo, ovvero quando si arriva dal senza scaglie e ci imprigiona. Lì si muore, si viene imprigionati, dopodiché si evade dalla cella e si prosegue all'interno del suo rifugio, dove è nascosto il cristallo dell'immortalità, si distrugge il cristallo e si uccide il senza scaglie. Ora noi apporteremo questa eccezione come unica per la nostra run, utilizzeremo un anello del sacrificio per salvarci e proseguiremo il nostro viaggio. Questa è l'unica eccezione che faremo, diciamo che ci salveremo con l'anello, dopodiché Sith ci imprigionerà e proseguiremo il viaggio. Ovviamente esiste anche un metodo per evitare questa cosa che prevede nel scendere l'ascensore che porta verso la torre, buttarsi con un salto molto preciso di lato e proseguire gli archivi senza dover fare quel pezzo, ma essendo anche questo un salto pericoloso e soprattutto non previsto dal gioco, ho deciso di non affrontarlo e apportare questa eccezione che mi sembra comunque una regola fattibile, visto che non moriremo per il resto del gioco. Un'altra regola che voglio utilizzare è quella di non abusare dell'arco di una balestra. Questo perché ci risolverebbe troppo i problemi e andremo a utilizzare invece l'arco solamente contro la culla del caos, ragazzi, perché è il boss più infame e più malfatto del gioco, quindi lo utilizzeremo. Useremo la tecnica dell'uscita e della rientrata del gioco nella non so più parlare ragazzi, la tecnica di uscire e rientrare nel gioco. Dopodiché romperemo anche tutti i cardini e andremo a uccidere l'insetto nascosto all'interno della culla del caos. Per il resto del gioco invece non utilizzeremo l'arco né alcuna balestra. Un'altra delle regole che mi sono posto è ovviamente quella di non evocare Phantoms, nonostante noi torneremo umani a un certo punto dopo aver raggiunto 10 umanità, giusto per farci invadere da qualche nemico per ottenere sia umanità extra che anime extra, visto che ad esempio Kirk droppa all'incirca 26.000 anime e un'umanità, perché non farlo, visto che non è molto difficile da uccidere Kirk. Un'altra regola invece che mi sono posto è quella di non farmare il gioco. Ovviamente uno potrebbe stare ore e ore a farmare il gioco, ma noi non lo faremo e recupereremo solo i drop sui cadaveri all'interno di Lordran, dopodiché uccideremo solamente i nemici che ci ostacolano durante questo viaggio. Quindi se ad esempio sotto, quando si arriva alla palude vicino a Kilag, andremo a uccidere qualche sanguisuga, non è per farmare, ma per arrivare ad esempio a una titanite grande che c'è dietro quel percorso.
Ora recuperiamo anche i vari oggetti che ci circondano all'interno del santuario, ad esempio le ossa del ritorno che ci serviranno e qualche anima in più per fare un livello in più all'interno di questa prima sessione di gioco. Ora gli scheletri non dovrebbero darmi fastidio, ora mi seguono, mi sa, per un po', però noi proseguiamo. Ora recuperiamo anche quest'altra anima e ecco qua uno scheletro, ma non ci dovrebbe creare problemi, perfetto. Andiamo a recuperare l'ultima anima nascosta qui in fondo, dopodiché utilizzeremo subito l'umanità e le anime sia per aumentarci il drop rate sia per fare appunto il livello in più di cui parlavo in precedenza. Eccoci qua, utilizziamo l'umanità. Non è la prima volta che provo a registrare, ragazzi, questa run. Questa è la terza volta, perché la primissima volta, ragazzi, sono purtroppo... ho avuto purtroppo dei problemi tecnici. Dopo all'incirca un'ora di registrazione, l'audio del gioco ha iniziato a dare problemi. Si è disattivato l'audio in game. Ho provato anche a uscire e rientrare dal gioco, ma nulla, si è disattivato, ogni 5 minuti si disattivava. Si sentiva il mio audio del microfono, ma non si sentiva l'audio del gioco, il che era molto fastidioso, sia per voi che soprattutto per me. Quindi ho deciso di interrompere lì la registrazione, ero arrivato anche a buon punto, ero già a 2 ore di gioco, e dopodiché ho deciso di smettere, perché dopo un'ora ha iniziato a dare problemi e ho fatto un'altra oretta, ma ho deciso che non si poteva andare avanti così. E quindi ho stoppato la registrazione. Ora andiamo a recuperare l'anello e intanto vi spiego anche la seconda try, dove la gravità ha vinto e sono morto alle catacombe cadendo come una pera secca. Ora andiamo a uccidere anche questo bombarolo cattivo che ci spamma bombe in faccia e proseguiamo il nostro viaggio. Ora là c'è un drop, quello che volevo, sperando sia un pezzo di equipaggiamento, invece no. È quello che non volevo. Uccidiamo i restanti nemici prima di proseguire. Ecco qua. Andiamo a recuperare anche l'anima nascosta qua giù in fondo e utilizziamole anche subito, visto che non dobbiamo morire e non dobbiamo tenercele nell'inventario. Ho deciso di fare questa serie in italiano, ragazzi, perché ho visto qualche serie in inglese o comunque fatta da stranieri. In italiano, sinceramente, non ho trovato nulla. Potrei anche sbagliarmi, potete anche correggermi nei commenti, ma non ho visto serie su Dark Souls 1 come questa, del non morire. L'ho vista soprattutto su Dark Souls 2. E molti l'hanno fatta su Dark Souls 2, ma su Dark Souls 1 l'ho visto fare da poche persone. Quindi ho deciso di farla in italiano, giusto per dare alla community italiana un qualche, diciamo, qualcosa in più. Spero di non sbagliarmi, magari qualcuno l'ha già fatto. Probabilmente, sicuramente qualcuno l'ha già fatto, ma io non ho trovato nulla su YouTube, almeno. Ora, uccidiamo questo non morto che ci dà fastidio, che ci ha inseguito, e andiamo a recuperare, sono venuto di qua ovviamente per recuperare il ciarpame, giusto per, non dovevi tirare il calcio però, fa niente, giusto per avere quel pezzo di titanite in più che ci potrebbe servire durante il nostro viaggio. L'arma definitiva, ragazzi, che ho deciso di utilizzare alla fine, che andremo a recuperare anche abbastanza in fretta, ma inizialmente utilizzeremo l'ascia e fra poco il randello, non m'ha toccato, è la mazza grande, ragazzi, che è un'arma molto utile e forte soprattutto, e ho deciso di utilizzarla perché volevo provarla, è una delle mie armi preferite, ma volevo provarla in questa run proprio, che si può utilizzare dopo essere partiti da bandito solamente facendo 5 level up a forza, perché raggiungiamo 19 possiamo utilizzarla a due mani, visto che richiede 28 a forza, quindi dovrebbe essere giusto il calcolo, 19 dovrebbe essere il calcolo esatto per poter utilizzare l'arma a due mani.
Ora utilizziamo un'anima mentre arriva la viverna. Ecco qua. E proseguiamo il viaggio. Ora andiamo a recuperare il randello dopo aver ucciso i non morti che ci circondano. Lì c'è un drop che prenderemo successivamente. Magari è un pezzo di equipaggiamento che ci permette di... ho sbagliato, ho schiacciato Alt per sbaglio, no? CTRL destro. Control destro fa togliere l'HUD. Sarebbe anche interessante fare una run senza vedere l'HUD, però magari per una prossima challenge. Ecco qua l'elmo. Possiamo equipaggiarlo e toglierci ad esempio i pantaloni e stare in fast roll. Perfetto. Così abbiamo un pochino più di poise. Vediamo se magari loro ci droppano la gonnella. No. Ok, proseguiamo ragazzi. Distruggiamo tutto. Andiamo a comprare il randello, dopodiché possiamo proseguire. Ecco qua. Parliamo col mercante e compriamo il randello rinforzato. Ora compriamo subito anche le frecce, così ce le togliamo, ci togliamo il pensiero. Compriamo 90 frecce che dovrebbero bastare per colpire efficacemente la culla del caos e distruggerla. Prendiamo il randello rinforzato appena comprato e proseguiamo il viaggio. Non ci sediamo al falò, tanto livellare in questo momento non ci interessa. Il demone toro lo uccideremo grazie alle bombe, quindi non serve neanche livellare. Sì, potremmo fare un livello a vita in più, ma poco importa. Ora andiamo a recuperare anche le bombe nere che sono nascoste qui a destra nello scrigno. Ecco qua. Perfetto. E dopo successivamente recupereremo anche le resine dorate dietro quella porta. Ecco qua, occhio all'imboscata qui. Che non è un'imboscata, ma è un trio molto fastidioso. Perfetto. Apriamo la porta, grazie alla chiave universale. E recuperiamo le resine dorate. Ci serviranno per molti boss. E quindi le prendiamo. Ora andiamo indietro, uccidiamo il balestriere. Dopodiché uccidiamo il lanciere che ci ha appena aggrato. E proseguiamo nel nostro viaggio. Il cavaliere nero che c'è sotto qui lo uccideremo successivamente. Non andiamo a ucciderlo subito, giusto per non rischiare di morire, ragazzi. Attenzione. Ecco qua. Mi ha droppato anche l'umanità. E anche Havel, ragazzi, non ci interessa il suo anello, quindi non disturbiamolo, visto che ci potrebbe shottare benissimo. Ora attiviamo la trappola. È morto da solo, perfetto. Possiamo proseguire senza problemi. Invece andiamo a uccidere la lucertolina, che ci potrebbe droppare titanite grande o pezzi di titanite che ci possono servire per l'equipaggiamento. E invece, dannazione, solo titanite scintillante che non ci serve a niente. Peccato. Ora uccidiamo i fastidiosissimi balestrieri prima di affrontare il demone toro. Ecco qua. E ora possiamo scendere e andare a affrontarlo. Abbiamo le bombe, tutto ciò che ci serve per ucciderlo. L'ha tirata un po' storta la bomba, eh? Ok. Ecco qua, demone toro. Non penserei davvero di uccidermi, nonostante tu mi abbia colpito benissimo in questo momento. Ecco qua. Non è morto. Ho rischiato qua. Pensavo di averlo ucciso, invece per fortuna sono riuscito a schivarlo. E ora possiamo disequipaggiarci
le bombe e proseguire il nostro viaggio, ragazzi. Ora torneremo umani, ma successivamente, prima voglio raggiungere 10 umanità, giusto per avere il drop rate al massimo. Nonostante non voglia farmare, però lungo la strada, se incontriamo nemici che possono droppare, tanto meglio. Intendo nemici di cui dobbiamo per forza ucciderli. Ora utilizziamo anche un'anima, intanto che la viverna ha passato il ponte. C'è un drop anche lì, quindi prendiamolo. L'armatura non ci serve in questo momento perché andremo in midroll, che non è una... Cioè, se voi volete fare la run in midroll, per me sta bene. Ovviamente io sto facendo secondo le mie... Come dire, le mie abilità. Io preferisco stare in fast roll, quindi ragazzi, staremo in fast roll durante la nostra run. Ora abbiamo fatto un bel po' di level up e ora possiamo proseguire. In midroll staremo solamente in alcune circostanze, ad esempio la culla del caos, per avere molta più difesa, visto che può shottare benissimo con la piromanzia, e alcune circostanze giusto per avere un po' di poise in più. Ora passiamo sotto la viverna, tanto che lei, aspettiamo che lei scenda, poppiamo un po' di anime. Perfetto. E aspettiamo che scenda. Anche il cavaliere nero sopra quella torre, vicino alla viverna, lo affronteremo successivamente, ragazzi. Ora passiamo sotto alla viverna, recuperiamo quest'anima. E la lancia non ci serviva, ma speravo fosse della titanite, in effetti. E ora possiamo accendere il falò, allontanarci di qua, aspettare che la viverna scappi. Ma sei un po' incantata. Forza viverna, dai. Brava. Ora possiamo aprire il cancello, visto che ogni tanto può soffiare stando qui, ragazzi. Quindi meglio aspettare. Ok, uccidiamo questo nemico. Dopodiché facciamo una bella corsa e andiamo a evitare la chiusura del cancello. In realtà non la eviteremo, ma riusciremo a passare prima che il cancello venga chiuso. Ecco qua, recuperiamo anche già la chiave, tanto che i nemici sono distratti. Tu muori. Non è morto, perché si è difeso con lo scudo. Ecco qua. Uccidiamo anche questi altri nemici che ci volevano inseguire. Tu sei rimasto dietro, quindi va bene. Andiamo da questa parte, così da avere meno nemici possibile da affrontare. Ora tu. No, ho sbagliato nettamente il parry. Perfetto. Non avevo visto che aveva l'arma a due mani e quindi mi ha fatto il colpo ritardato e mi ha colpito in pieno. Ora, curiamoci. E ora andiamo verso l'altare per recuperare l'anima di guardiana del fuoco. Dopodiché uccidiamo anche il cavaliere che la difende e possiamo andare al falò di questo posto, della chiesa dei non morti. Sbaglio, aveva un drop ed è caduto. Dovrò riguardare il video. Mi sembrava che si fosse illuminato e dopodiché è caduto il drop. Va bene, allora. Dopo andremo anche a recuperare i nostri, per questo episodio, i nostri equipaggiamenti utili. Avevo schivato in realtà, però come vuoi gioco. Ecco, questo non avrei dovuto farlo, curarmi in faccia a lui, però... Forza, forza. Ecco qua, sbilanciati bene. E muori. Grazie per la titanite, ora possiamo recuperare anche l'anima di guardiana del fuoco. Arriveremo al più 4 probabilmente e poi ci fermeremo, visto che il nostro cap di vita sarà 50, ci servirà una fiaschetta più 4, ragazzi, visto che probabilmente recupereremo anche la maschera della madre per potenziarci ulteriormente gli HP
e arrivare a circa 1800, se non sbaglio sono proprio 1800 esatti. Ora accendiamo il falò e sediamoci. Facciamo qualche altro level up. Facciamo un paio di level up a vita. Dopodiché possiamo proseguire. Non potenziamo nessuna arma, nessuno scudo né equipaggiamento perché presto li cambieremo. Ovviamente non so se l'ho già detto, ma dividerò gli episodi, visto quello che mi è successo dopo aver registrato per 2 ore di fila, dividerò gli episodi in episodi da 20 minuti mezz'ora. Quindi questo è più che altro un episodio introduttivo, dove andrò a recuperare alcuni oggetti utili per il nostro viaggio, dopodiché ci saranno, diciamo, altri 3-4 episodi dello stesso tipo, dove andremo a soprattutto a recuperare titaniti, pezzi di titanite varia, perché voglio arrivare al più 15 prima di affrontare la fortezza di Sen, cioè l'Iron Golem più che altro, perché la fortezza di Sen la affronteremo prima del più 15, quello senz'altro, per recuperare le varie titaniti grandi e i pezzi di titanite che ci offrono quella sezione, ci offre quella sezione del gioco. Ma prima di Anor Londo noi avremo l'arma al più 15, questo è l'importante. Ora alberelli, non datemi troppo fastidio, grazie, vabbè mi hai colpito ma adesso ti stanno a vita, quindi va bene. Quindi sto andando da questa parte per recuperare l'anello del lupo, che è un anello che utilizzeremo per avere un po' di poise, che servirà molto alla nostra run. Avere poise è fondamentale in Dark Souls 1, non come in Dark Souls 2, d'altro canto. Ora, ci dovremmo anche ricordare di comprare con 20.000 anime il cimero d'Artorias, il sigillo comunque che sblocca quella porta, per andare da Sif. Quindi ricordiamoci anche a un certo punto del gioco di tenere le 20.000 anime. Ovviamente io stavo parlando degli episodi, poi ho cambiato un po' di discorso. Comunque gli episodi dureranno appunto 20-30 minuti e probabilmente li registrerò tutti di fila per appunto evitare che io muoia dopo, non so, il terzo episodio pubblicato su YouTube e quindi debba annullare la run. Allora, attraversiamo la nebbia e andiamo a destra, sperando che muoia in fretta, visto che... sì, ci vorrà un po', ragazzi, per uccidere questo. Durante la run comunque farò dei... non dei tagli, ma delle accelerazioni, perché ovviamente non posso tagliare nessun pezzo di video, dato che bisogna vedere che io sopravviva. E quindi ci saranno delle accelerazioni, soprattutto magari per attraversare alcune zone prima di raggiungere il ricettacolo, magari quando dovremo andare giù verso Kilag dovremmo accelerare, cioè lì accelererò il video perché sarà abbastanza noioso il percorso, dovrò solo lasciare l'area, quindi lì potremmo accelerare tranquillamente. Ora utilizziamo anche quest'anima. Non vado a recuperare l'altra, ragazzi, quella che c'è sempre in questo luogo, semplicemente per il fatto che quegli insetti mi danno abbastanza fastidio, a volte possono rompere davvero le scatole e non vorrei avere nulla a che fare con loro. Quindi, siamo arrivati a prendere l'anello, ora facciamo il salto per velocizzarci il rientro. Ecco qua. Ora ci andiamo a recuperare lo scudo e uccidere anche la lucertolina, che speriamo droppi qualcosa, soprattutto titanite grande, quello è fondamentale per i primi level up della nostra arma. Dopodiché recupereremo l'altra anima che si nasconde in questo luogo vicino ai golem di cristallo e prenderemo il nostro scudo e fuggiremo con l'osso del ritorno. Ecco qua. Perfetto, vediamo. Che sfortuna, ragazzi. Solo titanite scintillante. Fa niente, dai. Comunque riusciremo a recuperare tutto prima di Anor Londo. Non preoccupatevi. Ora, qua c'è l'arco lungo che noi prendiamo
giusto per quando dovremo affrontare la culla del caos. Andiamo prima a recuperare l'anima, dopodiché ci fulleremo prima di scavalcare il Cavaliere Nero, mica che ci colpisca e ci danneggi. Perfetto, fulliamoci e proseguiamo. Dopodiché, ragazzi, potrei anche concludere l'episodio introduttivo. Successivamente andremo a recuperare l'anello, cioè prima andiamo a liberare Lothric, dopo recuperiamo l'anello e dopo recupereremo la nostra arma scendendo, passando da New Londo e proseguendo da quella parte. Allora, aggriamo lui. Dai, su, vieni. Vieni su, che noi scendiamo. Ecco qua. E usiamo l'osso del ritorno. Tanto lui, ragazzi, non dobbiamo ucciderlo, visto che ci droppa solamente della titanite blu, che non ci interessa. Ora, facciamo così, andiamo anche a recuperare il nostro Lothric, dopodiché ci salutiamo, ragazzi. Allora, uccidiamo i nemici qui, se no ci inseguono. Fuori uno. Tu. Ecco qua. Giustamente ho recuperato l'anello e non l'ho equipaggiato, mi sono accorto, eh. Perfetto. Tu muori. Ora andiamo a recuperare Lothric. I Gargoyles li affronteremo successivamente quando avremo l'arma almeno al più 5, la nostra arma definitiva. Tu mi hai fatto male, cattivone. Ora, abbiamo anche recuperato lo scudo, giustamente, non l'ho ancora equipaggiato, perché non l'ho equipaggiato, non lo so. Ora aggriamo i non morti, stiamo attenti visto che possono shottarci benissimo, visto che sono potenziati. Ora arriva subito lui, quindi allontaniamoci un pochino. Dobbiamo tenere la situazione sotto controllo. Tipo, adesso voi due morite. Ecco, uno mi ha colpito. Curiamoci perché non voglio rischiare. No. Allora, voi morite. Lui si è messo lì, proprio nel luogo peggiore. Ecco, adesso muori. Muori, ho detto. Grazie. Perfetto, adesso la vita è più facile. Come sta volando malissimo i corpi qua. Va bene. Andiamo, va. Andiamo a recuperare anche l'anima che si trova di qui. Cioè, questi sono spawnati qui morti? Ma io non mi faccio domande. Io non mi faccio domande. E questo com'è finito qua? Ok. Non lo so, si è resettata l'aria, probabilmente. Va bene. Ora uccidiamo lui con un bel parry, magari. No. 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 E dai. Oh, finalmente. Ho fatto un po' di fail, eh. Qua potevo rischiare di morire solo perché volevo fargli un parry. Vabbè. Non rischieremo così tanto durante la nostra run. Andiamo a recuperare l'altra umanità nascosta qui dietro. Ecco qua. Dopodiché liberiamo Lothric. Andiamo giù a ucciderlo, poverino. Cosa ha fatto di male Lothric? Ha fatto di male ad avere un anello così forte a inizio gioco. Perciò andiamo a ucciderlo, dopodiché, ragazzi, torniamo umani, visto che ci droppa anche 5 umanità, e ci saluteremo lì al santuario, dopodiché proseguiremo nella direzione opposta da dove siamo venuti. Ecco qua, andiamo.
utilizziamo anche le umanità e anime residue. Ora dovremmo avere anche l'anima di santuario del santuario, l'anima di guardiano del fuoco da utilizzare subito. Andiamo, ragazzi. Eccoci qua al santuario. Sediamoci pure al falò per recuperare le fiaschette. E andiamo a recuperare l'anello. Mi dispiace Lothrek, ma ti devo buttare di sotto. Ciao. Ok, usciamo e rientriamo dal gioco velocemente. Dopodiché ci salutiamo, ragazzi. Allora, carichiamo la partita. Ah, sei viva! Per un attimo è comparsa la sua anima qua davanti, ho detto, cazzo, è morta. Per quale motivo sei morta? Lothrek ha lanciato una shotel mentre cadeva e l'ha beccata in testa ed è morta. Invece no, meno male. Mi stavo già preoccupando. Allora, ecco qua l'anello che ci aumenta di molto tutte le caratteristiche fondamentali per questo gioco. Ora, utilizziamo un altro paio di umanità, anzi utilizziamone tre e torniamo subito umani. Dopodiché facciamo anche un level up e ci salutiamo, ragazzi. Allora, vediamo un po' che level up fare. Visto che stiamo andando a prendere l'arma, livelliamo fino a 19 la forza. Dopodiché torniamo umani. Ecco qua il nostro bellissimo non morto. E ci salutiamo, ragazzi. Spero che questa serie possa piacervi. Ci vediamo col prossimo episodio, sempre qui, sul mio canale. Non trovo il tasto delle gesture. Dove sei finito? Eccolo qua. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima.